Io dico che l'abbiamo capito subito dopo che abbiamo passato il turno, quindi sicuramente la squadra partita dopo partita acquisiva fiducia, autostima e questo è molto importante. Poi avevamo il piccoletto Marazzico, come l'hai chiamato tu, quindi non avevamo problemi. L'unico dispiace aveva preso il mio posto, quindi però sicuramente si è dimostrato uno dei migliori giocatori del mondiale. Quindi, sai, Pelé anche con me nel 78 disse la stessa cosa, quindi sono contento e felice perché l'ha detto, anche, allora. Che l'ha detto anche per Bruno. Quindi gli hai lasciato una bella eredità che lui ha saputo prendere, ha saputo implementare. Credo che Bruno abbia fatto veramente di quel mondiale capolavoro, ha fatto un capolavoro eccezionale insieme a tutti quanti noi, però loro andavano in campo, noi dalla panchina eravamo praticamente più dentro di loro, perché la forza di quel gruppo era veramente fuori quelli che stavano di fuori, perché è troppo bello quelli che giocano, ma quelli che stanno di fuori sono quelli che devono dare una mano ancora di più. Dopo 40 anni i ricordi un po' sbiadiscono, che cosa non si dimentica? E forse la partita con Pertini sull'aereo, che cosa è successo? Perché l'ha fatto così arrabbiare? Ma guarda, è stato lui. Non è fatto di quello, io dico che ricordare 40 anni, noi non ci siamo mai dimenticati di questi 40 anni, quindi noi abbiamo una chat, ci sentiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi, quindi diciamo anche qualche monata, come dicono a Udine, però credo che il gruppo abbia dimostrato la forza di quel mondiale dell'82. La partita a Scopo l'abbiamo vinta tutti, non l'ha persa nessuno e non l'ha vinta nessuno, quindi l'importante era in mezzo a noi quattro che c'era questa magnifica coppa che noi stavamo portando in Italia, quindi è qui a Roma.